Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Mi scrivete sempre che vi piacciono i vlog, quindi io cercherò di farne di più. L'unico problema dei vlog, perché poi si potrebbero fare letteralmente ogni giorno, è il fatto che io ho sempre paura di annoiarvi. Credo di avere una vita diversa dalla media delle persone, ma allo stesso tempo, cioè non è che faccio chissà cosa. Però a voi piacciono anche quando semplicemente parlo, chiacchiero, dico cose, faccio vedere qualcosa e quindi è così qua. Oggi è 15 di agosto, quindi è Ferragosto. In realtà non è una festa che sono solita festeggiare, cioè di solito si va con gli amici, le cose eccetera, ma quest'anno tutti i miei friends sono spariti, sono in qualche parte d'Italia a fare qualcosa e quindi niente, io ovviamente sola, single e mal accompagnata rimarrò qui da sola, che bello. No, in realtà questi giorni, soprattutto dopo la seconda dose del vaccino, poco dopo mi è subito venuto il ciclo. Quindi sto KO. In più, con il caldo, che è letteralmente la cosa più frustrante del pianeta. Cioè, se potessi fare una lista delle cose che odio, probabilmente il caldo sarebbe tra i primi tre posti. Rimarrò rintanata qua dentro. Però ho un po' di cose da fare e soprattutto venite con me, insomma, venite, mi accompagnerete in questo viaggio di oggi. Primo step, come sempre, si rifà il letto. Ovviamente lo sto spelacchiando con questa spazzolina che mi salva l'esistenza, perché avere tre cani, soprattutto in questo periodo di cambio pelo, non è molto carina come cosa. Tornassi indietro, probabilmente insegnerei ai miei cani a non dormire nel letto con me. Tant'è che, vabbè, Gwenda ormai, ragazzi, c'è un cane di quasi 13 anni. Non posso riabituarla a fare niente. In più, lei è un cane molto appiccicoso. Non so come altro descriverla. Lei deve dormire per forza con noi, in realtà, da quando ci sono poi gli altri due. Se magari poi mi metti anche a fuoco, sono qui, grazie. Da quando ci sono anche gli altri due cagnolini, in realtà lei va a dormire su con i miei. Comunque, credo i miei due cagnolini, quindi Icy e Amarok, li comincerò ad abituare a dormire giù in salone da soli. L'altro giorno sono andata a dormire dalla mia amica Francesca e c'era solo mia madre in casa, che mio padre stava in casa in montagna. Mia madre odia dormire con tanti cani, quindi gli ho detto: prova a lasciarli in salone, fa niente, stanno sempre in casa, insomma, non è che li stiamo abbandonando, no, però lei è fissata che qualsiasi cosa ci devo essere, cioè è più paranoica di me. Quindi sostanzialmente li ha lasciati giù, ha detto non hanno fatto un fiato, sono stati bravissimi. Poi col fatto che sono in due non stanno comunque da soli, quindi Gwenda si è rimessa sul letto mentre lo sto spelando. Grazie Gwenda, ti ho già detto di non farlo, puoi sentirmi un attimino? Vedremo se riuscirò in questa mia impresa. Detto ciò, vi spiego anche cosa voglio fare oggi. Allora, a parte lavarmi i capelli, perché domani ho la festa di una delle mie migliori amiche, Giorgia. Fa il compleanno dopo Ferragosto, devo dire che gioia, non c'è mai nessuno, siamo sempre io, lei e un'altra. No, quest'anno siamo un po' di più però. E Gwenda è risalita sul letto, brava, ok. La devo inseguire con fare minaccioso, quindi mi devo lavare i capelli, anche se ho la voglia palesemente sotto i piedi. L'unica gioia della mia vita è questo coso, il condizionatore. Cosa devo fare oggi? Allora, a parte mettere a posto, vabbè, tutto questo casino, che in realtà sono le borsettine, le pochette che io porto al lavoro quando vado a truccare, eccetera, eccetera. Ho preso la decisione, una delle decisioni più ardue della mia vita. Come sapete, colleziono Funko Pop ormai da diversi anni. Non mi ricordo, dovrei andare a controllare quando è stato il primo video in cui ho caricato qualcosa relativo ai Funko Pop. Comunque, fatto sta, che sono diversi anni. All'inizio collezionavo di tutto, lo sapete, trovate i video sul canale, e poi mi sono concentrata soltanto sulle edizioni della Disney e di Harry Potter, che infatti vedete qua, sezione Harry Potter e sezione Disney. Qua sopra ci sono ancora quelli che sto vendendo e qui ci sono quelli versione grande, quindi i Movie Moments, i Rights, insomma tutte queste cosine qua, e poi mia madre ci appiccia le cose, vabbè. Comunque, fatto sta che ho preso la decisione di vendere tutto. Non sono pazza, cioè, o meglio, sì, probabilmente sono anche pazza, ma la questione principale, come sempre, poi per tutti i cambiamenti nella mia stanza, nella mia vita, sono spazio e soldi. Ve lo dico tranquillamente, perché comunque è un hobby, tra virgolette, una collezione dispendiosa. E adesso vi spiego. Aspettate, però, perché poi inizio a parlare e non ho mai un posto dove farlo. Allora, non ce la posso fare questa vita, ve lo dico. La mia vita sarà molto breve se io continuo di questo passo. La questione spazio, vabbè, l'abbiamo già toccata diverse volte. Penso sia un po' il cruccio di tutte le persone che vivono
e non hanno una casa propria. Cioè, se io avessi una casa mia, ovviamente penso esploderebbe anche quella a un certo punto, perché tanto più spazio hai, più ne riempi, più t'allarghi, quello è poco ma sicuro. Quindi a volte è meglio averne di meno, ma essere più organizzati, e cosa che ovviamente io non riesco a fare. Cioè, io provo ad essere organizzata perché io odio il disordine, mi piacciono le cose organizzate, mi piace sapere che vado lì e trovo quello, quello sta messo lì, e odio quando me le spostano. No, non sono della Vergine, sono del segno del Toro. Tra l'altro ascendente Scorpione, neanche Vergine, neanche lì. Però, boh, ho qualche avversione verso il segno della Vergine, a quanto pare. Vabbè. Ok, detto ciò, vabbè, io lavoro, mi sostanzio da sola, vivo con i miei, quindi per fortuna molti degli sfizi me li posso togliere. Insomma, non ho queste grandi spese che mi corrono dietro ogni fine mese. Lo dico tranquillamente, per fortuna posso vivere così ancora, ecco. Finché poi mia madre non mi caccerà e mi dirà, vabbè, magari ora pure che te ne vai. Lo sapete che da qualche mese a questa parte sono diventata una grande fan del K-pop, in particolare dei BTS. E ok, anche questo l'abbiamo già navigato, eccetera, eccetera. Il mio pensiero, qualsiasi cosa io faccia in questi ultimi mesi, mettere da parte soldi per biglietto concerto. Qualsiasi mia attività, che sia andare a mangiare fuori, fare la spesa, perché io mi faccio, vivo con i miei, ma come se vivessi da sola, perché mi faccio la spesa da sola, mi compro tutte le cose da sola per il bagno. Quando vado a fare la spesa io penso un po' come una persona che vive da sola, quindi vado sul risparmio. Detto ciò, ultimamente questa cosa è peggiorata, perché dico, non posso, anche solo l'altro giorno ero indecisa tra un detergente ed un altro. Uno veniva a 3 euro e qualcosa, l'altro era in offerta a 1 euro e 20, tipo così. Quindi stava quasi la metà. Un tempo avrei preso quello che mi ispirava di più, e invece ho preso quello che costava la metà, perché ho pensato, anche solo per 1,50 euro, quell'1,50 euro comunque potrebbe andare a giovare nei soldi che metto da parte per i biglietti dei concerti. Cioè, voi pensate la malattia della mia testa. Quindi ultimamente, dove mi giro, vedo che ho speso soldi inutilmente quando avrei potuto averli da parte per comprare i biglietti per i concerti dei BTS, che, se non lo sapete, comunque costano parecchio. In più loro non fanno concerti in Italia, lasciate perdere adesso il periodo Covid, che ovviamente i concerti non si possono fare, ma anche in precedenza non fanno concerti in Italia perché il costo è troppo alto, la richiesta è bassa per la media, insomma, anche se, boh, no, capita sta cosa, ma vabbè. Quindi cose, e per andare ai concerti bisogna sempre e comunque andare all'estero, che sia già solo in Europa, ma comunque è sempre un viaggio. Quindi andare a un concerto è letteralmente un viaggio. Io vorrei cercare di farne anche più di uno l'anno prossimo, tra 2 anni, tra 3 anni, quando si potranno fare, non lo so. E in più mi piacerebbe anche andare a vedere in Corea. Un viaggio in Corea costa come fare un viaggio a New York, cioè ha i suoi mille e mille costi. Quindi detto ciò, ho detto ok, inizio da adesso, cioè quale miglior periodo per risparmiare. Vabbè, io vi sto raccontando tutte queste cose, magari non ve ne frega niente. Comunque, tornassi indietro, mi sarei pure risparmiata i soldi dell'operazione che ho fatto al seno, perché anche lì devo riintervenire, voglio togliere praticamente tutto. Quello è un discorso a parte, vi parlerò anche di quello più avanti, quando sarò pronta. Praticamente niente, io faccio cose e poi ovviamente me ne pento. Storia della mia vita. Tra poco devo andare a fare l'operazione agli occhi per fare il laser, anche quello ovviamente ha un costo. Cioè, devo, nessuno mi ha puntato una pistola alla testa, devi fare l'operazione, è una cosa che voglio fare. Quella la fai una volta e hai risolto, visto che gli occhiali sono un mio grande, non voglio dire problema, perché è una vita che li porto, quindi ormai non ci faccio neanche più caso, è una cosa automatica, no? Ti svegli, li metti e te li tieni su, no? Però è molto fastidioso per il tipo di lavoro che faccio. Poi io sono un soggetto che non può portare le lenti per tanto tempo perché ho poca lacrimazione, quindi problemi su problemi, risolviamo questo problema se possiamo farlo, no? E quindi niente, qual era il punto? Ah, vendere Funko Pop. Vendere Funko Pop, che sono stupendi, meravigliosi, ogni volta che li guardo mi sento il cuore pieno e colmo di felicità. Però tra le cose che ho è sicuramente la cosa tipo posso fare a meno, quindi ho detto comincio adesso e li vendo. Quindi sostanzialmente, se anche vi interessa prenderne qualcuno, io come sempre li metto su Vinted, di cui vi lascio il link qua sotto nell'info box, almeno appunto andate a dare un occhio. Stessa cosa, non so se vi ricordate, tempo fa avevo parlato della mia vetrinetta delle bambole delle Winx, e non so se vi ricordate quante ne avevo prima. Ecco, praticamente le sto vendendo tutte, anche queste, solo che ce ne sono ancora un po'.
comunque anche queste le ho messe su Vinted. Quindi niente, rivoluzioniamo la vita e vendiamoci praticamente tutta casa. questo è, finisco di spellacchiare il letto, mi metto comoda, tolgo il pigiamino, mi faccio un'altra doccia perché già sto sudando, inizio la mia vendita di Funko Pop su Vinted. Allora, cuffietto all'orecchio, tra l'altro ho comprato queste qui nuove, che sono le AirPods Pro. Le altre sono sempre qui, don't get me wrong, ma queste c'è proprio un altro livello. Ve le mettete e non sentite più il mondo esterno. Che figata. Perdonate per come parlerò, ma ho messo l'apparecchio. Ovviamente solo con playlist BTS. E sono pronta a scattare le foto di tutti i Funko Pop. Mi sono messa comoda col mio completino di Oceans. Quanto adoro sti pantaloncini. Li vorrei neri, in realtà non color khaki, ma dettagli. Adesso come faccio? Praticamente inizio dalla fila bassa e me li vado a scattare sulla scrivania dove ho la luce. Poi in realtà è molto semplice, li spolvero magari un attimo. L'unico problema poi sarà quello di, a parte che dovrò staccare tutte le mensole e vabbè, sarà quello che dovrò poi metterli tutti lì sopra, però lo faremo in un secondo momento. La cosa adesso bella puoi anche cercare i vari prezzi, perché magari io questo l'ho pagato un tot, vabbè questo è uno dei più recenti, quindi in realtà non penso si sia alzato così tanto il prezzo, ma magari l'ho comprato, esempio, un Funko Pop a 40 euro, adesso potrebbe stare anche a 200 e passa, quindi devo sempre anche controllare tutte queste cose, perché cioè scema sì, ma fino a una certa. Tipo io al tempo ho comprato quelli di The 100, che è una serie TV, i pezzi poi non li hanno più fatti, quindi non hanno più ricreato ristampe, ma c'è stata una sola wave, tant'è che quei pezzi io alcuni li ho già venduti, ma ad esempio io li avevo pagati prezzo standard dei Funko Pop, quindi 20 euro, e alcuni li ho rivenduti anche a 100 e passa, e mi sono comunque tenuta bassa, perché poi se vi andate a fare un giro, tipo io avevo Lincoln, che è uno dei personaggi più ricercati, e lo trovate anche a 1000 eccetera, follia, e io mi ero tenuta molto molto bassa. Però per dirvi, queste cose poi prendono di valore ovviamente con il passare del tempo. Quindi sicuramente io tipo ho il Funko Pop di Luna, quello con gli occhiali, che vi faccio vedere. Io ho pagato 30 euro su Amp. Se lo vado a cercare adesso su eBay, la versione col bollino che ho io, ad esempio, la vendono a 135 sterline, che vedete sotto c'è scritto circa 158 euro addirittura, quindi bisogna anche stare attenti a queste cose qui, e in più non ce ne sono neanche tanti che le vendono ovviamente, quindi sarà interessante, sarà una cosa lunga perché ci si mette un bel po'. Comunque, detto ciò, prima di tutto andiamo su Vinted, andiamo su vendi e carica. Ah, ovviamente questa non è una sponsor di Vinted, giusto per dire, io ci metto tipo qualsiasi cosa molto tranquillamente. Però non posso scattarla qua la foto perché ci sono tutti i riflessi, che vedete questo c'ha la protezione, quindi mi devo mettere da un'altra parte. Bene, oppure così, aspettate, proviamo da sopra. Ah, ok, vedete? Scatto così e poi la ritaglio. Ovviamente da sopra, da sotto, di lato, cioè devo fargli tutte le foto del caso. Ok, una volta scattate le foto, ovviamente titolo, quindi io di solito scrivo Funko, nome, Ninfadora col PH, sì, Tonks, e poi metto il numero del pop, quindi 107. Descrizione, riscrivo Funko Pop, no, scrivo Funko Pop Harry Potter. In questo caso c'è il bollino, vedete, della convention Spring 2020, quindi con bollino e cover plastificata. Poi metto brand Funko, categoria, dovrebbe essere tipo action figure se non sbaglio. Taglia, vabbè, taglia unica, non ho capito perché lo mettono. Condizione, questa è perfetta, quindi condizioni ottime. Poi ci andiamo a cercare il prezzo e addirittura non so se vedete dalla lista di eBay che la vendono anche a 180 euro. Quindi io diciamo di solito faccio tipo una media generale, vedo che il più basso a cui lo stanno vendendo è 70, il più alto è 180, la metterò sui 100. Poi dimensioni pacco piccola ovviamente, e si va. Adesso si sta caricando la foto, ovviamente con la mia connessione del cavolo ci metterà 6 anni e mezzo più o meno, però una volta fatto questo lo dovevamo solo fare per tutti gli altri. Dopo esattamente 2 ore di duro lavoro ce l'ho fatta, sono quasi le 2, ho cominciato tipo al
mezzogiorno, non lo so. Comunque ho liberato lo spazio qui nella vetrinetta, così li metto qui invece di metterli lì sopra, che ovviamente poi per prenderli, a parte che si impolverano, ma per prenderli ogni volta la scala, bla 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 bla. E quindi sto finendo di sistemare questa cosina e poi corro a pranzare, anche perché oggi mi sono svegliata presto, ho fatto colazione presto e ho famina. Adesso si sono fatte quasi le 3. Sì, non fate caso, io tornata dodicenne con lo sfondo. Vabbè. Anzi, prima, ragazzi, questa ve la devo raccontare perché vi ricordate l'ultimo vlog che ho caricato quando sono stata al centro di Roma? Che tra l'altro Jungkook, questo essere qui, aveva fatto la diretta. Praticamente io stavo con le cuffiette, col telefono a guardare la diretta. Però non so se lo sapete, o se ci siete mai stati su VLive, potete sia guardare la diretta con i commenti della gente che scrive, sia togliere i commenti, quindi poi si vede solo sta schermata con l'immagine, no? Ero ferma al semaforo, avevo ancora le cuffiette vecchie, quindi sentivo anche i rumori intorno, e c'era questa signora che, vi giuro, mi ha fatta sentire letteralmente, non so se mi sono sentita un po' male e un po' una scema allo stesso tempo, perché stavo col marito, col compagno, guardava verso la mia direzione e faceva: che carini questi ragazzi che ancora si sentono anche a distanza. E io: sì, signora, guardi, è proprio il mio ragazzo, mi sta proprio facendo una videochiamata, ci sentiamo proprio. Qui ho detto no. Allora, che devo fare? Continuo? Ma sì, continuo. Comunque, apro e chiudo parentesi. Poi come ci sono arrivata, che stavo a dire, mi sono persa, non lo so. Vabbè, comunque, praticamente, piercing li devo disinfettare, perché mi è uscita una sorta di bollicina di infezione, soprattutto su questo terzo buco. Non so se si vede qualcosa da lì. E questo qua è il piercing che si chiama Date. Ci vuole un bel po' per guarire, ovviamente, perché poi, vedete, il buco sta proprio qui incastrato dentro. Questo qui, l'Helix, mi ha guarito subito, cioè questo non mi dà nessun tipo di fastidio, facendo corna, scongiuri e tutto. Questi due li devo un attimo rimedicare. Mi ha detto la ragazza che mi ha fatto il piercing, che tra l'altro è bravissima, presto ci tornerò perché devo fare anche questo orecchio qui, e anzi devo anche fare qualcos'altro qui, ma poi vi faccio vedere. Acqua ossigenata, cotton fioc, devo fare una sorta di impacco, quindi ci metto l'acqua ossigenata, poi vado sulla bollicina e praticamente devo tenere premuto come per spingere la bolla in profondità. Mi ha detto: fai questa cosa, se poi non funziona passiamo al Gentle in Beta, però visto che il Gentle comunque è sempre cortisone, meglio evitarlo, no? Finché si può. La devo fare 2 volte al giorno per una decina di giorni, quindi sono al quarto giorno. Ogni tanto lo ribagno, anche perché ci devo stare tipo 2 minuti così, quindi poi devo sempre cercare di beccare il punto giusto, perché ovviamente non ci vedo, quindi vado tipo a sensazione. Magari in tutto ciò non sto prendendo niente. La mia vendita su Vinted continua, praticamente non so se sapete come funziona, ma vi possono mandare anche tipo delle offerte. Se tu metti prezzo 16, ti possono scrivere: boh, me lo vendi a 15? A 13, quindi poi va valutato, però li ho caricati tutti, vedete. Io adoro i piercing, ma ho un orecchio purtroppo molto problematico, mi ha sempre dato tanti 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 problemi, però ho sempre fatto i buchi con la pistola, non c'è cosa più sbagliata, perché ovviamente i piercing vanno fatti con l'ago, anche che siano i buchi questi qua normali. Lo so che la maggior parte di noi i primi buchi, soprattutto primo, secondo, questi qua sul lobo, li abbiamo tutti fatti con la pistola dal gioielliere, famoso gioielliere, no? Però adesso, ragazzi, cioè, per favore, non mi fate ascoltare queste cose. Tant'è che infatti io l'Helix, che è quello appunto qui sopra, me lo sono fatta tipo penso 5-6 volte con la pistola. Mai una volta che me lo sono poi tenuta, perché mi ha sempre fatto infezione, mi ha sempre dato fastidio, dolore, e ho detto: cioè, ma ne vale la pena? No. Fatto con l'ago, ed è letteralmente l'unico tra quelli che ho fatto che non mi dà nessun tipo di fastidio. Poi io l'ho fatto, lei mi ha messo questo gioiello. Prima c'aveva la stecchettina lunga, poi sono andata a cambiare e mi ha messo la stecchetta col piattino, perché ovviamente essendo un piercing qua sopra, quando ti spazzoli o comunque fai qualsiasi cosa vicino alla zona, c'è poi il problema, no? Che te porti via pure l'orecchino, te lo strappi, oppure tirando magari vai a
da allargare il buco gli dai problemi, quindi così state tranquilli. Invece mi sta dando più problemi paradossalmente il terzo buco, che è questo qua normale al lobo. Però ecco, io già parto da una pelle proprio di mio che tendo a cicatrizzare un po' alla cavolo, che poi solo sulle orecchie, cioè, perché sul resto del corpo non ho questo problema. E quindi niente, vediamo di fare sta roba, di tenerlo pulito, eccetera eccetera. Oh, prima o poi guariranno, che vedo di... Io adoro le orecchie piene di gioiellini. Detto ciò, ora vado a lavarmi i capelli e poi anche una bella skin care, perché questo lato del mio viso è pieno di schifezze. Un po' perché la settimana che sono stata in vacanza, che abbiamo preso quella casa eccetera eccetera, mi sono messa la crema per il corpo sul viso, secondo me. Ancora devo capire sta cosa. E quindi mi è uscito qualche strana irritazione. E poi il ciclo, ovviamente, che non aiuta mai. Allora, ho fatto una cosa molto sbagliata, cioè spremere alcuni punti neri. A freddo non si fa mai, ma mi stavano dando urtissimo. Sapete quando fate le cose sopra pensiero? Ecco, quindi skincare. Ho messo la maschera di olica, quella al cucumber, al cetriolo, che dovrebbe essere un po' calmante, sfiammante. Cioè, guardate che mi sono fatta. Perché Dio, quando faccio queste cose, tagliami le mani, per favore. Quindi ora vado col rullo questo qua di pietra, di quarzo, che cos'è, non lo so. E massaggio bene, così faccio assorbire tutto il liquidino della maschera. Mi sono anche lavata i capelli. Poi mi piace passarlo praticamente come strizzare la maschera, e il liquido, vedete, lo faccio andare anche qui sul collo, mi raccomando. Update, sono quasi le 7 e io sto ancora catalogando Funko Pop, ragazzi, è assurdo. Nel mentre ho messo la playlist del ragazzo qua. Capelli indecenti, dove trovarli, perché non mi andava di asciugarli, quindi l'ho lasciati così. Ci ho messo sta crocchetta qua e tutto meraviglioso. Qui sono rimasta ancora segnata. Yeah, cosa, ragazzo? Mi sono alzata praticamente 3 volte da questa sedia da stamattina. Allora, alla fine ho messo tutte le bamboline qui. Qui riempirò con gli altri Funko che continuerò domani. E qui è tutto riempito. Quando parti gli unghi, ragazzi, non ce n'è. Comunque, capelli a parte, che non so più dove metterli. Appunto, domani continuerò con questi. Sono giusto un pochino. Le zanzare mi si stanno a mangiare. Cioè, ma uno che ce la fa a zanzariera, secondo voi? Quando poi tutto il resto della casa viene lasciato aperto. Fantastico. Detto ciò, comunque, ragazzi, cioè, ridendo e scherzando, sono le 8:10. Io oggi mi sono un attimo persa. Penso andrò a dormire veramente molto presto, perché ho gli occhi che mi fanno così. Tra l'altro, prima, mentre facevo merendina, che non vi ho ripreso, però mi sono mangiata il cucumerino, mi stavo guardando i video di questa ragazza che si chiama Elisa True Crime su YouTube. Mi ha fatto fissare letteralmente la mia amica Francesca, con questi capelli asciugati all'aria. Cioè, non sanno né di carne né di pesce, ma che è. Comunque, dicevo, ve lo faccio vedere perché se siete appassionati di documentari, storie vere, sparizioni, chi più ne ha più ne metta. Io mi chiudo sempre con tutte queste cosine qua. Il suo canale fa per voi, ragazzi. Già ve l'ho fatta vedere su Instagram e vedete, fa tutti questi video tipo scomparse, sopravvissuta 11 giorni, cioè, capito, tutte ste robe super interessanti. Brava Elisa, ma tanto già l'ho scritto su Instagram e già lo sa. Detto ciò, sento i cani che abbaiano. Ciò vuol dire che hanno fame, e se i cani hanno fame devo andare a dargli da mangiare, quindi andiamo. E anzi, devo anche andare io, perché devo cucinarmi le verdure. Avevo scongelato, mi pare, non mi ricordo che cosa ho fatto. Mi pare avessi scongelato le verdure da fare. E poi l'altro giorno sono stata appunto a casa di Francesca. Lei ha tipo un orticello dietro casa, perché non abita, cioè, io abito a Roma, più verso il centro. Lei abita verso... Francesca, posso dirlo dove abiti? Verso Velletri, insomma, che per chi sa è un po' fuori Roma. Quindi ha tutto questo orticello. E l'altra volta mi ha dato le zucchine. Stavolta, quando siamo state in villa insieme, la madre ha fatto sto papagna di melanzane marinate, tutte cose. Io ho detto: no, France, io vengo, tu me le fai trovare, me le porto a casa. Quindi ci sono anche quelle rimaste. Se mia madre non se le ha mangiate tutte, ovviamente. Però avevo scongelato anche i broccolini, quindi devo andare a cucinare anche quelli. Ovviamente starter pack, cuffiette sempre, perché lo sentite questo casino? Praticamente ci stiamo solo noi, anche perché a Ferragosto, insomma, ve lo ricordo. Cuffiette aka best friends. Me leggo pure i capelli, che già ne sopporto più. E riparte
Tony Montana. Quando vi dico che io spenderò tutti i miei soldi in concerti quando si potrà, cioè ovviamente i loro di concerti, qui lo dico, qui lo sottoscrivo, firmato col sangue, ragazzi, ve lo dico, vi avverto, verrete con me ovviamente e pregherete soprattutto che io riesca a prendere dei biglietti. Soprattutto, soprattutto. Allora, alla fine piadina con queste melanzanine. Sono troppo buonissime. Ci ho messo un po' di formaggino e via. Hello, sono l'Ilaria del futuro che vi parla, rispetto almeno al vlog che avete visto fino adesso, perché mi sono scordata di fare la chiusura, perché quella sera sono poi crollata definitivamente. Quindi eccoci qua. Grazie per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, anche se non abbiamo fatto, insomma, chissà che di interessante. Ma vi ripeto, ora che ricominciano tutte le varie attività, dopo sto caldo, dopo st'estate, tra virgolette, ritorniamo belli carichi. Non vi preoccupate, perché sto organizzando un po' di cosine anche per Halloween, perché non ci scordiamo di Halloween, soprattutto di Gwenda che abbaia, perché ho chiuso il cancelletto delle scale, vorrebbe salire. A parte ciò, appunto, vi mando un bacio grande, buona giornata, buona serata, buona mattinata, non so insomma in che parte del mondo vi trovate e che ora sia. Ci vediamo presto, ciao!